Cazzi che sono lassù in cima, e che ci fate là? Possiamo farli passare anche, saranno cittadini? No, non si può, dopo, perfetto. Bello, ma ci sarete già stati, visto che qualche viaggio già è stato fatto. Signor Sindaco, cara Fabrizia, abbiamo iniziato insieme quest'anno e oggi continuiamo un percorso, che è un percorso naturalmente per tutti noi, un percorso di bellezza, ma che per i sindaci, lo sanno bene i signori parlamentari che sono qua, è un percorso amministrativo complicato. Giustamente ci sono voluti non molti anni per realizzare l'opera, però tutti noi sappiamo che solitamente ci vuole molto più tempo per sistemare le scartoffie burocratiche che non per realizzare pure dei capolavori assoluti, e quindi anche per un sindaco oggi è un giorno di festa assoluta. Gentile Ivette, cara Presidente, hai detto delle cose molto belle sulla montagna che in qualche modo ci permette di abbracciare l'intero massiccio del Bianco, ci permette di vivere un'esperienza. Poi ho capito che tu vieni da una famiglia di guide, quindi credo che a maggior ragione per chi dà del tu alla montagna, alle sue difficoltà e alla sua bellezza, oggi sia un giorno particolare. E caro Augusto, caro Presidente, noi siamo davvero felici di non soltanto oggi formalmente inaugurare, ma anche di dire a tutte le italiane, a tutti gli italiani, a tutti i nostri amici francesi, a tutte le persone che vogliono bene a questa valle, che vogliono bene a questa regione, che c'è un motivo in più per visitare la Valle d'Aosta, che c'è un motivo in più per godere della Valle d'Aosta, che c'è un motivo in più per vivere un'esperienza in questo luogo dello spirito e della bellezza. Naturalmente non è soltanto questo ciò che va caratterizzato oggi.